da internet tendono a non osservare più la propria vita reale, ma vedono solo la vita virtuale. Nella letteratura americana la dipendenza da internet viene suddivisa in tre modi: una dipendenza di tipo sessuale, perché vediamo perché le persone tendono a vivere la propria vita sessuale tramite internet, scaricando video porno o utilizzando chat erotiche, e questo si evince solo negli adulti, mentre per gli adolescenti si utilizza una dipendenza di tipo relazionale, cioè tramite internet il ragazzo relaziona con il gruppo dei pari. Vediamo che il ragazzo utilizza i videogiochi come forma di dipendenza, è ossessionato dall'attività ludica dei videogiochi e inizia ad avere una fase di isolamento. Questo che comporta? Che il ragazzo vive nella realtà il videogioco e si identifica nel videogioco, e questo può portare dei problemi sia a livello scolastico, perché c'è un calo del rendimento scolastico, anche nella vita affettiva, perché inizia a avere dei rapporti conflittuali con la propria famiglia, perché gli viene vietato, ma anche a livello sociale, perché diventa più aggressivo sui propri pari. Ma non solo, a causa della dipendenza vediamo che si cade anche nei disturbi di tipo alimentare, perché c'è una cattiva alimentazione, e quindi cade nei problemi tipo l'obesità. Ma la net game fa parte anche nella sfera adulta, perché nella net game vediamo che ci sono i giochi d'azzardo, perché la rete ci propone dei giochi con dei budget economici. Quindi l'individuo utilizza questi giochi, piano piano prova piacere e inizia ad avere una dipendenza. Il messaggio che voglio trasmettere, così come penso siano anche i miei colleghi, il messaggio che voglio trasmettere a voi è che dovete uscire da qua con un nuovo bagaglio di conoscenze, con nuovi pensieri da elaborare, da affrontare, soprattutto sul fatto che sembra banale quello che io vi dico, ma a noi è stato fatto un dono, il dono più grande di tutti, ovvero venire al mondo. Siamo nati da infinite combinazioni genetiche e da queste combinazioni genetiche adesso siamo qua. Allora ci chiediamo perché dobbiamo rovinarci la vita. Ovviamente c'è una serie di fattori alla base di determinate problematiche che poi comportano la messa in atto di comportamenti nocivi. Il 90% di questo alcol giunge a livello dello stomaco, del fegato, e nel fegato esistono degli enzimi che sono dei catalizzatori, ovvero degli strumenti che permettono di trasformare determinate sostanze chimiche. Questi enzimi, che nel fegato si chiamano gamma GT, permettono la trasformazione di alcol in zuccheri. Quindi il 90% dell'alcol che viene ingerito normalmente viene trasformato in zuccheri e attraversa l'intero sistema circolatorio, e il 10% viene espulso. A questo punto è importante effettuare una differenziazione tra due tipi di intossicazione: l'intossicazione di tipo acuta e l'intossicazione di tipo cronica. L'intossicazione di tipo acuta è quella che comunemente chiamiamo ubriacatura, sbornia, come diciamo, sono termini molto comuni, dove l'individuo assume un'eccessiva dose di alcol provocando delle alterazioni al sistema nervoso, ovvero attraverso, vabbè, riconosciamo un po' quelli che sono gli effetti collaterali dell'alcol, ovvero la perdita dei sensi, la alterazione oppure l'eccessiva espressione emozionale dato un determinato stimolo. Fatto sta che in questi organismi gli enzimi funzionano ancora, per cui avviene questo passaggio da alcol in zuccheri, e poi l'individuo col passare del tempo riesce a ripristinare la propria lucidità. Col passare del tempo, nel momento in cui l'individuo assume dosi eccessive di alcol, questi enzimi non riescono più a trattenere questo alcol, questa sostanza, e quindi non riesce più a trasformarli in zuccheri, per cui perdono in un certo senso la loro funzionalità.
Ed è per questo motivo, stare attenti, perché questo è un passaggio molto, molto importante, per questo motivo l'alcol diventa parte integrante del nostro organismo, come il potassio, come gli zuccheri, per cui l'individuo nel momento in cui è deficitario di alcol, nel momento in cui c'è una mancanza di alcol, nasce proprio questa esigenza di doversi riempire proprio il loro corpo di dosi esagerate, di dosi eccessive di alcol. L'alcol, l'intossicazione di tipo cronica, avviene nel momento in cui non c'è questa capacità di tollerare la sostanza e quindi gli enzimi perdono la loro funzionalità. E che cosa succede? Questo è un punto, è un discorso che viene effettuato nel momento in cui gli alcolisti decidono di smettere di bere. Succede che l'unico sistema per poter smettere di bere, per poter affrontare, per potersi curare, tra virgolette, dell'alcolismo, è quello proprio di smettere di bere, perché attualmente la medicina non è riuscita ancora ad ottenere dei mezzi utili proprio ad effettuare quelli che sono i compiti proprio di questi enzimi atti a trasformare la sostanza.